Paolo Arrigoni, qual è la fotografia che ha evidenziato la protezione civile per il nostro paese? Una fotografia impietosa del nostro territorio malato, maltrattato per le tante cementificazioni selvagge, non protetto perché si fanno poche manutenzioni, si fanno poche opere di difesa del suolo e le contromisure non sono assolutamente efficaci. Ci sono iter autorizzativi per le opere farraginosi, c'è la responsabilità di molti amministratori locali, basti pensare che nelle regioni Campania, Lazio e Sicilia, meno della metà dei comuni è dotato di un piano di protezione civile. Ci sono poche risorse e quelle poche che ci sono non possono essere spese per il patto di stabilità. Quindi siamo ben lontani dal trasformare la logica dell'intervento dall'emergenza alla prevenzione, come molti blaterano, si sono fatte molte mozioni. Quindi mi rivolgo al Premier Renzi, che durante il suo insediamento ha parlato di tante cose ma non ha toccato il problema del dissesto idrogeologico, stanzi risorse ingenti. Il suo predecessore ha stanziato solo 170 milioni di euro in 3 anni a fronte di una necessità di ben 10 miliardi e soprattutto rimpingui il fondo della protezione civile che la legge di stabilità 2 mesi fa ha stabilito in 70 milioni di euro, ma sono già stati spesi tutti, siamo a meno 50. Ricordo che solo nell'ultimo anno e mezzo ci sono state 19 emergenze ambientali per le alluvioni e per fronteggiare solo queste servono oltre 3 miliardi di euro.